Cari amici della Tenda TV e ascoltatori di Radio Palazzo Carli, oggi è giovedì, giovedì santo, il quarto giorno di questa settimana. Oggi è un giorno importante, specialmente per noi sacerdoti. Questa mattina, nella messa del Crisma, rinnoveremo le nostre promesse dell'ordinazione insieme al nostro Vescovo. Inoltre, il Vescovo questa mattina benedirà gli oli santi utilizzati per i sacramenti, il crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni. Ma soprattutto questa sera inizierà il triduo pasquale di passione, morte e risurrezione di Gesù. Sono proprio gli ultimi passi prima della gioia pasquale e li condivideremo insieme ascoltando la sua parola. Invochiamo allora, come ogni giorno, lo Spirito Santo. Spirito di Dio, donami un cuore docile all'ascolto. Togli dal mio petto il cuore di pietra e dammi un cuore di carne, perché accolga la parola del Signore e la metta in pratica. Voglio ascoltare che cosa dice il Signore. Fa che il tuo volto di padre risplenda su di me, e io sarò salvo. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Fa che io non ponga ostacoli alla parola che uscirà dalla bocca di Dio, che tale parola non torni a Lui senza aver operato in me ciò che Egli desidera e senza aver compiuto ciò per cui l'ha mandata. Ascoltiamo il Vangelo che verrà letto questa sera nella messa in Cena Domini. Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetti 1-15. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Quarto giorno della settimana e siamo ancora seduti a tavola. Ancora una volta la parola di Dio ci invita a vivere con calma questo grande mistero in cui Gesù dona se stesso
donandoci l'Eucaristia. E ancora una volta troviamo un accenno a Giuda, che non ci ha mai lasciato in questi giorni. Oggi però il clima è un po' diverso. Non c'è il buio del tradimento in primo piano, ma la luce di un gesto d'amore grande, il servizio gli uni degli altri. E quel gesto è segno di quell'amore di Gesù che Giovanni esprime così bene, dicendo: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine». Tutto questo è inserito nell'ultima cena e la liturgia, in questa sera, ci invita proprio a vivere il memoriale di quel pasto di cui sentiamo raccontare da 3 giorni. Questa sera, ognuno nella propria comunità, la vivremo come una festa. Ed è bello andare ad una festa perché c'è la musica, ci sono i balli, c'è il cibo. I balli. Perché i balli? Beh, c'è stato un ballo tutto particolare durante questa festa da parte di Gesù. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo e questa sera nelle nostre comunità potremo riviverlo. La lavanda dei piedi. Sì, è un ballo, perché Gesù fa dei movimenti precisi, delle azioni così belle che rimarranno sempre nella nostra memoria, impresse nel nostro cuore, se magari a qualcuno di noi capiterà anche di ricevere questo gesto. Gesù si alzò, depose le vesti, prese un asciugamano, versò l'acqua e cominciò a lavare i piedi e asciugarli. Un rito che ripete per tutti i 12 apostoli. Degli splendidi passi di danza che siamo chiamati tutti a fare, ci dice Gesù. Alzarci dal nostro posto, togliere le vesti preziose che abbiamo, magari ciò che ci affatica e ci rende pesanti. Prendere asciugamano e acqua, cioè solo l'essenziale che serve per mettersi al servizio gli uni degli altri. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Così anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri, ha detto Gesù al termine di quel gesto. Mettetevi allora al servizio dei vostri fratelli, delle vostre sorelle. Questa è una condizione che non possiamo ignorare. Metterci al servizio è indispensabile per poter celebrare la Pasqua con Lui. Continuando però l'immagine della festa, riprendo l'altro aspetto del giorno di oggi che non è raccontato nel Vangelo, ma è molto importante. Ci verrà raccontato nella seconda lettura, l'istituzione dell'Eucaristia. Ad una festa, infatti, si mangiano cose buone, di solito. E stasera, come ad ogni santa messa, quell'amico a cui ci ha invitati a questa festa, cosa ci dice di mangiare? Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Ci chiede Gesù di mangiare la cosa più buona che ci sia, non c'è dubbio, Lui stesso. Ed è proprio nutrendosi di Lui che Gesù ci rende buoni come Lui. E qui sta il mistero grande di questa Eucaristia. Riceverla non è un premio solo per chi è stato più buono, più bravo, perché nessuno di noi lo è fino in fondo, non tutti siete puri, diceva Gesù. Ma è ciò che ci chiede di fare Gesù la cosa più importante. Lui ci invita perché mangiamo di Lui, il più buono, perché passo dopo passo, giorno dopo giorno, diventiamo come Lui. Non sediamoci alla mensa allora senza mangiare, aspettando di essere più buoni, perché è proprio mangiando che diventeremo sempre più simili a Lui.
Il memoriale dell'ultima cena che questa sera allora rivivremo ci ricorderà di quell'invito a cena che ci fa sentire importanti. Il ballo del servizio, il cibo che ci fa diventare più buoni. Una festa coi fiocchi, insomma, e Gesù la organizza da millenni. Noi partecipiamo, mangiamo e facciamo festa con Lui ad ogni Eucaristia. Ma specialmente questa sera sentiamoci davvero vicini al Maestro, vicini a quei primi 12 invitati. Cogliamo allora questo grande dono e stiamo vicini a Lui, soprattutto in quest'ora e nei prossimi giorni, dove ancora una volta nel corso della storia si gioca la salvezza di ciascuno di noi. Partirai solo, Signore, senza di noi, tuoi amici, per affrontare la lotta suprema del nemico. Partirai solo, perché non possiamo seguirti prima che tu non abbia vinto colui che ci divide. Noi non sappiamo quale sia l'ora più dolce e pura dell'amore, se quella che ci raduna insieme, confidenti e riposati sul tuo petto, o quella che ci disperde nella notte. Ma se tu volgi il tuo sguardo a noi, cogliamo nella luce dei tuoi occhi una scintilla dell'insondabile mistero che oggi ci pesa sul cuore e che domani contempleremo svelato sul volto dell'amore. Amen. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti e dentro di te per benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una buona giornata e arrivederci a domani, venerdì santo.